Ciao e bentornati sul canale di TBD Consulting. Se sei una di queste due persone, quindi che sta pensando di lanciarsi nel mondo digitale o si è lanciato e ancora non ha capito niente, questo è il video che fa per te. Infatti, oggi ti voglio parlare di tre modalità con cui ti puoi approcciare al mondo del digitale. Subito dopo la nuova sigla. Dopo questa nuova bellissima sigla di Alessandro Guerra, siamo tornati a parlare appunto di tre possibili modalità di approcciarsi al mondo digitale, che sia e-commerce, che sia funnel, che sia social media. In ogni caso hai queste tre possibilità. La prima è il fai da te, la seconda è quella di affidarti a una web agency e la terza è quella di affidarti a un consulente. Ora, la prima soluzione ovviamente è quella più economica, ma come ogni cosa che devi imparare a fare richiede molto tempo. Infatti devi imparare da solo guardandoti video, guardandoti tutorial, webinar, corsi, eccetera. Spendi ore ad imparare. Va benissimo se sei all'inizio e hai poco budget, è la soluzione giusta. Però fai questo ragionamento. Quanto vale una tua ora di lavoro? Se vale 10 euro e ci metti 10 ore a montare il video, è come se quel video lo pagassi 100 euro. Però va bene, state imparando, vi state approcciando a questo mondo con la consapevolezza che raggiungere risultati richiederà tempo. L'altro approccio è quello di affidarsi a qualcuno e qui arrivano le web agency. Le web agency sono delle aziende che offrono servizi digitali, quindi sviluppo e-commerce, sviluppo campagne social, eccetera. Questa soluzione è per voi se avete un gran bel budget generalmente e se sapete esattamente quello che dovete fare. Se avete appena iniziato nel mondo del digitale o se è qualche tempo ma ancora non lo masticate molto bene, probabilmente non sapete esattamente quello che dovete fare, quindi non è la soluzione più adatta. Perché? Perché le web agency offrono servizi e quindi che cosa fanno? Ti serve l'e-commerce? Perfetto, 10k, no problem. ti servono le campagne social? Perfetto, 1000 euro al mese? No problem. Ti serve il video? No problem. Devi chiedergli però, perché molte di queste, non tutte, ok, hanno un approccio di questo tipo. Tu chiedi, loro offrono. Più di qualcuna si affida dei venditori e i venditori, non ho niente contro i venditori, anch'io faccio il venditore per la mia azienda, però sono venditori che generalmente ne sanno meno di voi. Guardate, ne ho sentite di tutti i colori veramente. Ho sentito di gente, di clienti a cui hanno detto che la loro azienda era come Google, entrava nelle case e ascoltava le conversazioni per trovare il cliente adatto e portarlo direttamente dentro l'ufficio e acquistare, cioè ti portavano proprio così, no? Lo tiravano per i capelli il cliente perché era sicuramente interessato e inoltre ti dicevano che 5 euro 5 clienti, 10 euro 10 clienti. Ora, va bene, può essere che riescano a farlo, non lo so, però dubito sempre quando le promesse sono pazzesche. L'altro fattore che dovete valutare quando valutate una web agency è questo. Se ha proprio questo approccio dove voi chiedete e loro offrono il servizio, non è l'approccio migliore. Perché? Perché è come se io comprassi una Ferrari, ma dopo aver comprato la Ferrari non so dove voglio andare, non so come andarci e soprattutto non so quanta benzina metterci. Ora, l'approccio non di tutte, ma di molte, è questo, ok? Vi offrono la Ferrari va benissimo sicuramente, è perfetta, ma non vi indicano dove andare, come andarci e soprattutto quanta benzina metterci. E ad arriviamo quindi alla terza opzione, l'opzione del consulente. Il consulente per definizione dovrebbe darvi consigli, quindi dovrebbe capire quali sono le vostre esigenze, quali sono i vostri obiettivi e di conseguenza indirizzarvi a prendere le decisioni migliori e a scegliere la soluzione migliore. Mettiamo caso, voi siete un'azienda che produce vino. Le aziende di vino non sono tutte uguali, soprattutto internamente, a livello di struttura, a livello di capacità produttiva e tutta una serie di cose. E quindi
le aziende di vino non hanno tutti gli stessi obiettivi, quindi la vostra azienda di vino è particolare, non può prendere la stessa strada di altre aziende di vino, ok? E questo il consulente lo sa, lo capisce e vi crea un abito su misura, vi crea una strada su misura, vi dice esattamente quanta benzina mettere per la vostra azienda. Io personalmente ho questo approccio. Quando incontro il cliente cerco di capire quali sono le sue esigenze, che tipo di capacità ha all'interno per entrare nel mondo digitale, che budget ha e dove vuole arrivare, per poi quindi creare un percorso, un progetto per arrivare ai risultati. Ora vedete che l'obiettivo qua è aiutare il cliente a raggiungere i risultati che lui desidera. Per fare questo si consiglia di sviluppare un e-commerce, sviluppare un sito, sviluppare un funnel, sviluppare le campagne social, a seconda delle esigenze e a seconda dei budget. Quindi queste sono le differenze tra il fai da te, le web agency e il consulente. Ognuno sceglierà la propria strada, l'unica cosa, fate attenzione a chi avete davanti. Detto questo, anche nel vostro viaggio digitale, ricordatevi di rimanere customer centric. Ciao e alla prossima!